Però adesso entriamo in clinica dottore, clinica live, perché i telespettatori non aspettano altro. Sigla dell'angolo della salute. Ivolet! Voce San Giovanni, Perugia! Allora, il cane si stanca quando corre e zoppica? E 10 giorni l'appoggiava male, allora, anche 15. Allora, è normale che questo gomito che era esploso, con questo tipo di frattura non proprio a T, ma proprio con separazione dei monconi del gomito, è stato poi operato da colleghi, e questo impianto messo, come abbiamo visto dalle lastre, semmai dopo gli rindico, qualche vite si è allentata e quindi bisogna verificare adesso quanto l'osso si sia rincamerato, cioè abbia creato saldezza. Saldezza c'è, perché sennò non poggerebbe. Il problema è che nella visita flessoria è pieno di rumori, e questi rumori determinano un campanello negativo su come stanno le cose. Cioè lui magari... ci sono questi rumori che sono dettati o da stridere dell'osso, o addirittura queste viti si sono allentate ancora di più e fanno rumore quando il cane flette. Quindi sicuramente bisogna fare delle lastre di controllo per poterle dire cosa può fare questo cane, perché è normale che un'articolazione che non è perfetta, anche se l'appoggio ce l'ha, il tono muscolare ha ripreso, è normale che lì bisogna decidere se l'osso si è attaccato, bisogna levare delle viti, perché sono quelle che creano rumore, ammesso che siano loro. Seconda cosa, un'artrosi si creerà sicuramente, è già un gomito d'artrosi, ecco, questo è. Ma se lei è disponibile a fare le lastre, io le faccio fare subito. È a digiuno il cane? Sì, mangiato ieri sera. Allora, facciamo la visita cardiaca, la sedazione e le radiografie di controllo a questo gomito. Allora guardi, al momento le voglio dire questo, in contrarietà a quello che poteva sembrare, a parte una zona ancora qui del condilo laterale, l'osso ha fatto un bel callo e si è riparato anche bene, quindi bene quello che è l'osteosintesi dell'articolazione del gomito. Quello che secondo me fa rumore, a parte questa vitina a spasso, sì, che la sento anche alla palpazione, probabilmente sono che forse questa vite centrale che tiene il conico, questa va lasciata, però probabilmente bisognerebbe rimuovere, per il tipo di ginnastica che dovrebbe andare a fare sto cane, bisognerebbe rimuovere le placche, cioè levare le vitine, levare tutte le placche. È normale che lui, come si sente libero, darà il massimo e gli fa anche male. Sì. Bisognerebbe fare una ripresa e un'uscita graduale, cioè allora lei se lo porta, sta in macchina, esce 20 minuti e anche se lei vede che cammina... No, non cammina lui, lui che galoppa, sì. Cioè, però ecco 20 minuti, 25 okay, come prima volta, poi lo mette via il cane, poi magari lo fa il giorno dopo, poi sta 2 giorni a riposo e vede come va, come zoppica, ma lo deve fare graduale. Se lei va lì e giustamente... per egoismo fa 1 ora e mezzo, questo qui il giorno dopo alza la zampa.
questa vita intradrogale viene lasciata, perché alla palpazione ho visto che la flessione, l'iperflessione dell'articolazione non crea problemi. Questa placca che è un po' distante con queste viti probabilmente vanno rimosse. E questa qui che è libera si sente va tolta. Ok? Allora, questo paziente setter inglese che è stato operato tra l'altro da dei colleghi di cui ancora non c'è il nome, ma questo è irrilevante, è venuto qui per una consulenza, un confronto, perché il cane ha il gomito dove si sentivano questi rumori e naturalmente ha bisogno di, necessita di una riabilitazione, cioè di rieducare l'articolazione stessa e tutti i muscoli che sono annessi all'articolazione scapolomerale e del gomito per poter ritornare in libertà sui prati verdi. Quindi abbiamo fatto una razza di controllo, abbiamo visionato quello che è successo, ci sono alcune viti che naturalmente si sono estroflesse, si sono, durante l'ossificazione della brutta frattura che aveva, si sono mosse, e quindi queste creano un po' sulle placche d'innesto che abbiamo visto sulle immagini radiografiche del rumore. Però devo dire, faccio i complimenti ai colleghi, che la frattura del gomito è una delle più difficili dal punto di vista osteosintesi e dal punto di vista chirurgico, necessita una difficoltà enorme, e la riparazione dell'osso e l'articolazione alla fine togliendo questi impianti è fluida, quindi chi ha operato questo cane ha fatto un ottimo lavoro. Età setter inglese, giovane, 12 mesi, teste completamente deformate, quindi sono cosiddette a medusa, infatti se noi immaginiamo di vedere queste teste così sembrano proprio le meduse marine, da cui prende il nome. Purtroppo la profondità della testa, l'inserimento nella ciglia acetabolare non c'è, addirittura toccano sul ciglio le teste craniale. Quindi questa è una bruttissima e grave displasia di grado E con deformazione della testa e accorciamento del collo, e qui il cane nel movimento si aggiusta, soffre, ha sempre un dolore e bisogna fare qualcosa per alleviargli il dolore, quindi una terapia chirurgica sicuramente a questo cane. Fa un pin che sarebbe un intervento meno invasivo e che il cane recupera subito, quindi si toglie il dolore, si cerca di far respirare l'articolazione, si fa una nevrettomia diciamo ventrale per levare il dolore, e il cane fa una vita e poi si prevede, avendo 12 mesi, che se a 5 anni ci sono dei problemi può fare anche un secondo intervento. Se dovesse fare un intervento invece addirittura funzionale, dovrebbe fare una tettoplastica o una ostectomia plastica, che è un intervento più invasivo, più elaborato, prima un'anca, poi l'altra, due interventi a distanza di 3 mesi, grande recupero di attività per il discorso fisioterapia e recupero muscolare, quindi è un problema.